tutti ragazzi, qui è Maxetto e oggi siamo qui, volevamo fare il chat roulette, ma ci odia, quindi siamo qui con il piano B e vi portiamo a posizione Carte contro l'umanità, un gioco di carte per persone orribili, come noi. Esattamente. Bra ragazzi, qui è Jack, sono ospite del canale di Max e sono davvero molto lieto di esserlo, visto che siamo delle personcine serie e non vogliamo... E non siamo di certo orribili. No, per l'amor del cielo, andiamo a giocare a Cards Against Humanity, che scoprirete che cos'è. Allora, le regole sono semplici, le spieghiamo così alla cioè, pochi punti. Poi dopo, se volete vedere cioè le regole complete e magari stampare anche voi il vostro fantastico kit fatto in casa come abbiamo fatto noi, vi do il sito in descrizione. E prima di noi abbiamo 10 carte bianche. Una carta bianca serve per completare una o anche due carte bianche, dipende dalla domanda. Servono per completare una domanda che è nella carta nera. La persona che la completa nel modo più divertente vince il punto, cioè la carta nera. E noi adesso ci mettiamo 10 punti, diciamo. Allora, ad esempio, abbiamo 10 punti a disposizione di video, quindi vediamo un po' dove ci vanno ad arrivare. Dove ci vanno ad arrivare, sì. Faremo un episodio 2. Allora, iniziamo. Comunque, se vi piace, mettetemi piace e ci saranno altri episodi. Ovviamente. Con ospiti. Con ospiti. Soprattutto ragazzi. Adesso siamo in 2, poi... alla fine diventeremo in 50. Così. Allora, quindi chi fa le carte? Prendo io. Tu? Vai, prendi la prima carta così a caso. Cosa fece finire la mia passata relazione? Sì, direi un profilattico difettoso. Attenzione. Un raggio della morte. Ecco. Chi vince? Alla il verdetto. Sì, oggettivo. Difettoso o un raggio. Beh, un raggio della morte. Un raggio della morte fa finire tutto. Un raggio cioè. Della morte, sì. Quindi dai, è il tuo il punto. 1-0. 1-0. Ogni volta che c'è un punto, si pelano. Toscano. Ti pescano quante carte. Tante carte quante ne abbiamo usate. Quindi se ne abbiamo usate due, se ne prenderanno due. Se ne abbiamo usata una, se ne prenderà una. Quindi direi di prendere questa qui, che è un po' più su. Cosa non vuoi trovare nel tuo cibo cinese? Comunque sappiamo tutti che i cinesi sono avanzati rispetto a noi, quindi direi che non vorrei trovare decisamente Robocop nel cinese. Ah, io non vorrei trovarci assolutamente Pac-Man. Ah, vince lui. Se no poi ci mangiano a noi. Okay. Io non vorrei trovarci Pac-Man, per favore. Allora, la carta nera da adesso è... Cosa piace a Silvio Berlusconi? Io c'ho Bruno Vespa che si pia con lo scroto, mi piacciono le tende. La mia vagina. Si sa che a Berlusconi piace quelle cose. Durante il trascurato periodo marrone, Picasso ha prodotto centinaia di quadri su palline anali. No, tu sei effetti volanti che fanno adesso. Quindi... È divertente, cioè. Ma... Io sono la domanda, quanto alla fine finirà 9 a 9? Sì, sicuramente. La scelta. Scelgo io. Plato vaginale. Kick and combustione umana spontanea. Io direi che plato vaginale vince. Ah, proprio. Scrivete nei commenti secondo voi chi avrebbe vinto i punti e... Assolutamente. Perché... Così almeno sentiamo un po' anche il parere della community. Io non Quando il faraone rimase impassibile, Mosè scatenò la piaga del pulirle il culo. La piaga del... Che la piaga del... Non lo so, non ha senso. Volevo scartarla tu. Anche io. La piaga del... Stiamo 3 a 3. Attenzione, guerra all'ultimo punto, fighissimo, si chiama punti fighissimi. Cos'è questo suono? Una lobotomia fatta con un punteruolo. Gorgheggi in momenti inappropriati. Che? Gorgheggi in momenti inappropriati. Gorilla. Cos'è questo suono? Guarda, ti voglio bene, dai. E il premio Oscar per va... Questa ce ne dobbiamo usare due. Vabbè. E il premio Oscar per... Dipingere con le dita va a un Tori! Così. Sì.
Il premio Oscar per palle va alla mano invisibile. Beh, direi che sulla carta il nuovo reality show di MTV presenterà 8 celebrità sull'orlo dello sfinimento che vivranno con... Conoscere il mondo. Sull'orlo dello sfinimento che vivranno con un'erezione che dura più di 4 ore. Che cazzo? Non vale. Però. Un'erezione che dura più di 4 ore. Vai a mollare allora. Come faccio a mantenere la mia attuale relazione? Allora, come faccio a mantenere la mia attuale relazione con il Ku Klux Klan? Cioè, come fai a mantenere la tua relazione con il Ku Klux Klan? Beh, poi. Un esempio. Il Ku Klux Klan costringe la ragazza e la mette tipo a rover, ma così se mi tradisce o eccetera. Ecco, se la viso tutto questo aspetto, è una cosa senza... Secondo me comunque vince la mia. Vinta. Cioè, come fai a mantenere la relazione? Cioè, ti sconci. Diciamo che la vinco io. Gli antropologi hanno recentemente scoperto un'antica tribù che venera... Una scimmia che fuma un zigano. Che venera di Acabato Antuono. Avete idea? Ma che secondo me era... La scimmia che fuma il zigano, dai. Il video della canzone YMCA registrato dai Village People vestiti da marinaio, pompiere, indiano e Sean Connery e Michael Jackson. Così, che ci doveva essere Michael Jackson su YMCA. Allora, un indiano con un cappello, davvero la moda e la di caga. Beh, teoricamente ha più senso il tuo. Un indiano con un cappello è una moda. Quindi quella che appesce la sì, win. In un mondo depredato da il nostro conforto è? In un mondo depredato da Hitler. Il nostro confronto è? Conforto. Conforto è? La tigre dei Kellogg. Così. In un mondo depredato da bambini al guinzaglio, il nostro unico conforto è il cuore di un bambino. Hitler. Come che c'è l'amico? Oh, fate sapere la vostra. Allora, negli ultimi istanti di vita Michael Jackson pensò a... Cioè, Michael Jackson pensò a se stesso. Cioè, negli ultimi istanti di vita Michael Jackson pensò a porno senza colare. No, ho un metodo naturale del cambiamento del pene. Anch'io vorrei calarmici. Cosa sarà disponibile a volontà in paradiso? Un palumbo. Combattimenti tra galli. Un palumpa vincono. Ma come gli un palumpa vincono? Ma dai, adesso lo stai facendo apposta. Ma come? Ma scusa, Combattimenti tra galli in paradiso. Non giocate a questo gioco farà finire molte amicizie. Allora, quale sarà la prossima coppia di supereroi? Astol, i signori della truffa, con gioielli da rapper. Il nuovo supereroe che si veste tutta la moda. Quelle saranno se non bisognerò 72 vecchi e cellule staminali embrionali. Ma guarda, non è una cosa. Devi decidere il tuo bicchiere, quindi. Cellule staminali embrionali. La vinco io. Così sei cattivo. A cosa rinuncio per la quaresima? Al massacro di Israele e Norvegia. Al massacro di Israele e Norvegia. Cosa rinuncio per la quaresima? Ha sparato il gatto in corsa. Almeno per la quaresima non posso andare a giro e fare oh bello! Ed è tuo, esatto. Yeah. Allunghiamo il brodo. L'assenza di è un evidente sintomo di?